Dunque, cominceremo con la sigla musicale. La sigla musicale è stata affidata allo studio di Bruno Bozzetto, che è un personaggio molto noto nel campo dei cartoni animati, dei fumetti, della progettazione di personaggi che vengono animati con il disegno. E adesso io vi farò vedere una ripresa filmata che abbiamo fatto proprio mentre i collaboratori di Bruno Bozzetto stavano preparando il personaggino portafortuna della nostra trasmissione. E nel caso specifico vedremo il signor Manuli, che è per l'appunto l'uomo che ha lavorato in modo particolare sul nostro cavallino. Ma Daniele, dopo decidiamo per quel colore di prima, eh? Sì, poi sento un minetto, ok. Ecco, vedete come lavorano? Lavorano su dei fogli bianchi, sui cosiddetti lucidi. E fra parentesi, una volta erano gli americani i padroni assoluti di questo campo. Adesso invece anche noi in Italia siamo diventati bravissimi, tant'è vero che anche i nostri cartoni animati vengono molto richiesti all'estero. E tra l'altro vi do anche una novità, una primizia che riguarda la giornata di Natale. Questa è una cosa che interesserà tutti, bambini e adulti. Andrà in onda alla RAI il giorno di Natale il primo telefilm a colori fatto appositamente per la televisione e sarà preparato per l'appunto da Bruno Bozzetto, quindi è un grosso avvenimento nel campo del telefilm animato. Beh, vi devo confessare che è la prima volta che io vedo la sigla e mi accorgo che mi hanno fatto uno scherzetto imprevisto. Avete sentito il nitrito di quel cavallo? Evidentemente hanno usato la mia voce, le mie tipiche risatine. Comunque pare che questo cavallo sia stato anche ideato per prendermi un pochettino in giro, tant'è vero gli hanno messo gli occhiali, qui nello studio già lo chiamano il cavallo Michele. Vabbè, speriamo che questo cavallo porti fortuna a tutti i nostri concorrenti.